Ciao a tutti, allora un video per farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto da Acqua e Sapone e da Esselunga. Ovviamente non vi faccio vedere la spesa di detersivi, generi alimentari, no, c'è qualcosa di generi alimentari, ma le cose sfiziose insomma che possano interessare qui sul canale. Da che cosa parto? Acqua e Sapone o Esselunga? Siccome non mi potete rispondere, decido io e quindi partiamo da Acqua e Sapone, va che sono un pochino più di cose. Mi era arrivato il volantino che mi arriva tramite email, insomma, quando arrivano le nuove offerte, e c'era una nuova marca che è stata messa da Acqua e Sapone. Infatti, appena sono entrata nei cestoni c'era appunto i vari prodotti di questa marca. E la marca è Affinity Care, questa qui. E ci sono i bagnoschiuma, dei bibitoni belli grossi enormi, c'è il docciaschiuma che sono da 300 ml, c'è il detergente intimo, non so se ci sia qualche altra cosa perché non mi ci sono soffermata, devo dire più di tanto. Ho preso un paio di prodotti che sono quelli di più largo consumo per me, e cioè un docciaschiuma, e dice senza parabeni, siliconi, sapone, alcol e dermatologicamente testato, ovviamente. È un'azienda con una certificazione ISO, c'è cioè niente di che, però diciamo che l'INCI non è di quelli terriboli. Ci sono varie profumazioni, io ho preso melograno e frutti rossi, questo qui. Ed ha una profumazione che si sente abbastanza, però è molto fresca. Sono quei docciaschiuma che tengo lì, che quando ci sono queste offerte prendo. Li preferisco di più in estate come genere così profumoso, però insomma vedremo, ho diverse cose da provare, ma tanto voglio dire, le docce quantomeno si fanno, quindi i prodotti si utilizzano. Poi, sempre della stessa linea, ho preso il detergente intimo, che è questo. Io ho preso quello alla calendula, c'era un'altra tipologia che non mi ricordo. Questo è quello rinfrescante, pH fisiologico, clinicamente testato, la confezione è questa. Ah, adesso vi dico i prezzi perché ho gli scontrini, è questa qui e sono sempre 300 ml. Questo qui, appunto 300 ml, l'ho pagato, no, questo deve essere lunga, se prendo quello giusto è meglio, 79 centesimi, mentre i 300 ml di detergente intimo l'ho pagato 1,29. Questo è un profumo molto delicato, buono. E vedremo insomma come saranno quando li utilizzerò. Poi è un prodotto che io non uso moltissimo, però sento l'esigenza comunque di averlo in casa ed è lo shampoo secco. L'ultima volta avevo comprato questo della Palette Testa Nera. Tenete conto che l'ultima volta si ricorda 5-6 mesi fa, perché non ne faccio un chissà quale uso, magari lo uso pure una volta al mese, però per quei casi di emergenza in cui mi ritrovo magari a non avere i capelli proprio a posto e devo uscire per forza e non ho tempo di sistemarli, di farli, eccetera, eccetera, è un salvavita. E quindi niente, preferisco sempre averlo. Questo l'ho proprio finito, infatti lo vedrete poi nei prodotti finiti. Cercavo lui, ma non l'ho trovato. C'era il Batiste, che a me non piace per niente, l'ho usato anni fa, insomma, quando trovavo solo quello da Acqua e Sapone, però non mi piace, sui miei capelli è pessimo. E alla fine mi sono decisa a comprare, anche se ha un cospicuo prezzo, questo della Tony and Guy, questa è la marca. Questo è il boccettone, è più grande, non di tantissimo perché sembra il doppio, cioè, questo è 200 ml e questo è 250. Onestamente questo non mi ricordo quanto costi perché veramente è passato 5-6 mesi fa l'ho comprato, ma ho visto che il Batiste da Acqua e Sapone a prezzo pieno costa quasi 6 euro, mi pare 5,90, 5,99, quei prezzi lì. Questo l'ho pagato quasi 10 euro, mi pare 9,90. Sì, esatto, 9,90, e spero insomma che per l'uso che ne faccio, quella una tantum, a parte che lo ammortizzo nel tempo perché lo ricomprerò fra altri 6 mesi, io ho uno shampoo secco, ma a parte questo, spero insomma che faccia con un risultato accettabile per quando mi serve, e buono, insomma va bene anche così. Poi, reparto profumeria, invece, sono andata a prendermi i famosi profumi della Tesori d'Oriente. Avete visto che avevo preso quella al Tiare che mi era stato caldamente consigliato da voi, me ne avete consigliati altri, e quello al Tiare, a parte che vabbè, volevo cambiare, sinceramente, provare anche altro,
Comunque d'acqua e sapone non c'è, l'ho trovato solo in un negozio qui in zona, ma non ci capito spessissimo, ci devo andare appositamente. Quando ci passerò magari lo comprerò anche semplicemente per tenermelo da parte. E me ne avevate consigliati soprattutto due, uno che era i fiori di loto e l'altro i fiori del dragone, i fiori del drago, quello con la confezione rossa per intenderci, per chi bazzica questi profumi avrà capito. Le ho sniffati tutte e due, cioè ho aperto e profumato, ovviamente non sono andata spruzzando niente, visto che purtroppo i tester non ci sono e non capisco perché non li mettano. Come fa uno a comprarsi un coso del genere senza sentire la profumazione? Non si sa, ma questi sono altri misteri. E sentendolo così dalla boccetta, ho preferito di gran lunga i fiori di loto, questo qua. L'unica cosa, io non mi c'ero mai avvicinata a questi perché non mi piacciono le confezioni. No, proprio alti contenuti, però quello con i fiori di Tiare, pure a vederlo è nero con tutti i fiori di Tiare sopra, è molto carino, molto questo, sì, fiori di loto, c'è cioè, tutta ovviamente con l'ambaradan qua, per carità sarà pure in tema, però non mi piace, non mi piace questa confezione, la cambierei, cari signori tesori d'Oriente, cambiate le confezioni perché a me spendi non piacciono, alti contenuti veramente, vabbè. Dunque, qua dice intensamente aromatico ed intrigante il profumo del fiore di loto accarezza i sensi con le sue note calde e morbide, assicurando un senso di gradevole benessere. Ora, al di là di tutto questo, ripeto, l'ho sniffato così dal vaporizzatore e ha un bel profumo, è anche piuttosto intenso. E se non mi sbaglio, proprio qualcuno di voi, più di qualcuno di voi me l'aveva consigliato, ma qualcuno in particolare, e se tu sai che sei tu, dimmelo. Mi ha proprio detto è pure bello intenso, gradevole, non bello intenso di quelli. Lo proveremo, vi farò sapere. Sicuramente credo che come quello ai fiori di Tiare abbia una buona persistenza nel corso della giornata. Questo l'ho pagato 3 euro e 3 euro e 4 euro, 3,99 euro. Curiosità del giorno, dopo essere stata da questa sapone, sono stata all'Esselunga. E da Esselunga li ho trovati a più di se, tipo 7,70 euro, 7,60 euro. Un boato, io non l'ho mai visti a sti prezzi. Quello ai fiori di Tiare addirittura l'ho pagato intorno ai 3 euro io, quindi meno di questo. Però insomma, 7 euro e passa mi sembra tantissimo per questo prodotto. Ma comunque, poi sapete che ho praticamente finito l'altro profumo con cui vi ho tediato per mesi da quando l'ho comprato, che è quello, adesso ve lo dico, alla Gardenia della Borsari. Quando ho comprato quel profumo ce n'era un altro che mi piaceva, sempre queste acque di colonie fiorite, eccetera, eccetera, che era quello alla violetta dell'erbario Montechiaro, e cioè lui, questo qui. Ovviamente Made in Italy, l'ho pagato anche questo molto poco, sono 50 ml, costa 6,90 €. La profumazione mi piace molto, devo dire che è molto carina anche la confezione da tenere su una console, molto, non lo so, mi piace molto, è questa qua. Non l'ho ancora provato, nel senso testato addosso, vi farò sapere sicuramente, ma non avete dubbi in proposito. Insomma, avremo modo di riparlarne, ma sono contenta alla fine di aver provato anche questo. Quello alla Gardenia, se mai lo ritroverò, quando lo ritroverò, lo riprenderemo sicuramente. Sono andata poi, appunto, come vi dicevo poc'anzi, da Esselunga. Ho messo la foto su Instagram e più di qualcuno mi ha detto: ma come, non sei di Roma? Ma non c'è Esselunga a Roma? Ma come? Ma Esselunga non c'è nel Lazio? Ragazzi, sa, perché non è che l'hanno messo dietro casa mia per me, cioè. Non è un supermercato privato Mispenny Esselunga, non è a Roma Centro, è sulla Pontina, è all'uscita di Aprilia, quindi capisco, pure a me non è propriamente di strada, tant'è vero che l'ultima volta ci sono andata a Natale e ci sono ritornata ora, quasi a Pasqua, però insomma quando ho tempo che riesco a ritagliarmi tempo e modo di poterci arrivare ci vado molto volentieri perché a me piace molto per alcune cose, per altre come per esempio avete visto il reparto profumeria? Assolutamente no, è carissimo, almeno che non ci siano promozioni particolari. Però
Però è un bellissimo supermercato, a me piace tantissimo, è tutto ordinato, è tutto sistemato. Se avete visto la foto che ho messo su Instagram del reparto ortofrutta, appena entrate all'ingresso ci sono queste ceste di vimini con tutta la frutta sistemata, ci sono delle qualità di frutta che trovate solo lì, io non le ho mai viste da nessun'altra parte. Insomma, ci sono delle cose effettivamente, anche il reparto dei prodotti pronti è davvero ottimo, trovate di tutto, ci sono anche prezzi molto buoni. Insomma, a me piace molto. Sta ad Aprilia praticamente, è l'unico per quanto riguarda il Lazio, ma nel Lazio Esselunga ci sta. Speriamo che apra anche un po' più nelle vicinanze di Roma, ma una passeggiata, volendo, cioè si fanno passeggiate per andare, uno va al supermercato, va all'Esselunga, secondo me è come andare, per me è come andare a un centro commerciale, perché veramente mi piace. Detto questo, svelato il mistero dell'Esselunga, tra le cose che ho preso che poco sono interessanti, vi faccio vedere quelle che secondo me invece sono un po' più pregne di significato. Mi sono andata a riprendere la famosa Pompadour Mela d'Oriente che avevo già preso appunto a Natale ed ho finito. Questa io la trovo solo all'Esselunga, ho provato a cercare qui nei meandri dei supermercati che non sono neanche così insulsi e insignificanti, ma sono anche grandi ipermercati, ma trovo alcune tipologie della Pompadour, questa no. Ed è buonissima, mi piace da impazzire. Infatti l'ho finita e me la sono andata a riprendere. Mi piace da impazzire perché io, come vi ho già detto, prendo tutte le bevande, qualunque cosa, non zuccherate da sempre. Non mi piace mettere lo zucchero nella roba, nelle bevande. E queste hanno un retrogusto dolce molto buono, un sapore deciso, ma non troppo intenso, a me non piacciono, cioè è un connubio di tante cose calibrate secondo me molto bene. E questa è veramente buona, tra tutte una delle mie preferite. Come l'ho finita la settimana scorsa, sono ricapitata, me la sono ripresa e la metto lì, anche se ne ho anche diverse altre da provare. Come ad esempio ho voluto prendere, perché quando presi questa, non mi vorrei sbagliare, ma la mia amica Agata, che ha Aghi 176 qua sul tubo, mi ha detto: Simo, secondo me ti piace molto anche questa. E Agata, confermami tu, è lei quella che mi avevi detto, perché io mi ricordavo questo paesaggio invernale, devo dire che il nome non me lo ricordavo. Ed è sempre a base di mela, quindi siccome Agata sa che mi piacciono le cose aromatizzate alla mela, spezie, bla bla bla, io credo che, di non essermi sbagliata a sto giro. L'ho anche già provata e mi piace, quindi a maggior ragione non mi sono sbagliata. Ed è quella garofano e cannella, questa qua. Che se riesco a trovare, cioè ci sono comunque una composizione di bacche e frutta maturata al calore del sole con l'aroma del pampepato e si sente buonissimo, e il profumo intenso ed avvolgente delle spezie. Sono infusi questi senza caffeina e bla bla bla. Anche questo l'ho provato subito appena tornata ed è buonissimo. Se vi piace comunque l'aroma di varie spezie e mela, ha anche un retrogusto molto fresco, devo dire questo. Si sente qualcosa di fresco all'interno, so, mi piace proprio, davvero buonissimo. E poi per finire, che altro ho preso? Ho preso, c'era in promozione la cioccolata Perugina, la nero, quella l'arancia, sì, all'arancia, quella al cioccolato fondente. Invece di prendere le solite sfogliettine che vi ho fatto vedere su Instagram, qui, su YouTube, ovunque, in ogni dove, che adoro, ho preso la tavoletta, questa qua, non mi ricordo adesso il prezzo, onestamente. Comunque c'era tutto il reparto di queste, del cioccolato fondente Perugina, sia quelli aromatizzati che quelli invece al 75%, all'80% e bla bla bla, tutti in offerta. E oltre questo ho preso questo qua che l'ho già assaggiato invece, che è quello al pistacchio, sempre con cioccolata extra fondente, è buonissimo, una roba troppo 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 buona. Non mi ricordo quanto li ho pagati, però avendo lo scontrino ve lo potrei anche dire. Pensate un po'. Allora, questa 2,99, questa 2,99, questa 2,69. Chissà perché questa differenza di pochi centesimi. La cioccolata l'ho pagata 1,29, 1,29 al pezzo. Non so se era tutte quante, comunque queste due le ho pagate 1,29. Questo è tutto quello che vi dovevo far vedere di queste laute spese. E niente, noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao!